Si svolgerà a Firenze, al Museo di Storia Naturale, la prima mostra al mondo di opere d'arte che si trovano in Second Life. Il titolo è Rinascimento Virtuale. Sentiamo Francesco Tei. Sono le opere d'arte create e visibili in Second Life, il mondo virtuale popolato dagli avatar, gli alter ego dei frequentatori di questa realtà alternativa. E Firenze, la patria del Rinascimento, ospiterà dal 21 ottobre la prima mostra al mondo di arte in Second Life, Rinascimento Virtuale, dal sottotitolo De Avatar Dignitate, che riecheggia il De Hominis Dignitate di Pico della Mirandola. Organizzata da Fondazione Sistema Toscana, presieduta da Mauro Tanzi, la mostra, che è già stata richiesta a Chicago, Parigi e Amsterdam, sarà un'anteprima del Festival della Creatività, in programma dal 23 ottobre. È stata presentata al Museo di Storia Naturale, sezione Antropologia, nelle cui sale le opere degli artisti virtuali saranno accostate alle creazioni di civiltà lontane nel tempo e nello spazio. Queste opere non solo stanno assumendo un valore economico, ma proprio in Second Life si stanno creando stili e scuole artistiche nuove, dal post-kitsch al new pop all'iperformalismo. L'autore delle tue opere in mostra sei tu o è il tuo avatar piuttosto? Sono io, assolutamente io. Le potenzialità creative di Second Life sono immense, quindi diciamo che le sto sperimentando. Un'arte generata dal basso che dà voce a tutti gli utilizzatori di Second Life, che possono trovare una vetrina in cui proporsi a tutto il mondo. Sono ritratti che comunque vengono modificati continuamente in base ai vari commenti degli utilizzatori.